90 iniziavo le mie prime esperienze su SAP. Iniziavo le mie prime esperienze proprio in Conserve Italia e proprio sulla componente Sales Operation Planning. Per cui tiro un po' di fiatone e potete immaginare con quale emozione e anche soddisfazione sono qui oggi a raccontare l'esperienza del progetto che vi racconteremo. Non lo farò da solo, lo farò con l'aiuto di Valentina Girotti, che chiamo qui con me sul palco. Grazie Valentina. E a Valentina chiedo ancora un momento proprio per raccontare, intanto presentarmi chi sono e raccontare un po' di Orsa. Io sono Claudio Pastore. In Orsa dirigo la divisione SAP Business Analytics. In Orsa siamo cresciuti negli ultimi anni ormai fino a 500 persone per un volume di affari di circa 60 milioni di euro. Importante questa crescita perché è fatta dalle persone e portiamo sui nostri clienti valori distintivi come la competenza, ma non solo, anche la specializzazione, ma la cosa alla quale tengo di più è la passione nelle cose che facciamo. Lo streaming innovativo è alla base della nostra crescita, della crescita di Orsa. Streaming innovativo, IoT, Big Data, Predictive, tecnologia. Sulla base di questo ambito si è sviluppato il progetto Conserve Italia, grazie anche alla scelta strategica di Conserve Italia di adottare la piattaforma Sapana come piattaforma di Data Warehouse, Business Intelligence e, come vedremo oggi, planning. A questo punto, Valentina, io ti lascio la parola perché l'attore principale in questo caso è il cliente e ti lascio un po' di presentazione di chi è Conserve e soprattutto poi la presentazione del progetto. Certo, Claudio. Buon pomeriggio a tutti. Io mi chiamo Valentina Girotti e da alcuni anni ricopro in Conserve Italia il ruolo di Demand Planner e coordino i miei collaboratori in questa importante attività. Credo che il modo migliore per presentarvi rapidamente chi è Conserve Italia e quale realtà aziendale rappresenta sia dimostrarvelo con un rapido video. Siamo una grande realtà cooperativa, nata 40 anni fa da una visione comune e da valori condivisi. Una delle maggiori aziende agroalimentari internazionali per fatturato, volume delle materie prime lavorate e qualità dei prodotti, con società in Italia e all'estero. Operiamo con 11 stabilimenti di trasformazione in Europa, di cui 8 in Italia, 2 in Francia e 1 in Spagna. Conserve Italia è l'espressione di 50 cooperative che associano 14.000 produttori agricoli che conferiscono circa il 90% delle materie prime trasformate. L'uomo cura e coltiva con attenzione e rispetto la terra, stabilendo un equilibrio perfetto con l'ambiente per una produzione sostenibile lungo tutta la filiera, dal seme alla tavola. E la terra risponde dando il meglio di sé, i suoi prodotti migliori, i suoi frutti migliori. Ogni anno trasformiamo oltre 700.000 tonnellate di frutta e ortaggi, lavorate nell'arco di 24 ore, ottenute da oltre 20.000 ettari di coltivazioni specializzate dei nostri soci. Dai nostri impianti escono ogni anno 400 milioni di confezioni di pomodoro, 600 milioni di confezioni di frutta e legumi, 500 milioni di litri di succhi di frutta, realizzati con le migliori tecnologie disponibili nella trasformazione e nel confezionamento e commercializzati con marchi di grande prestigio. Valfrutta, Cirio, Yoga, Derby Blu, Jolly Colombani, Hoover, per crescere e competere sui mercati di tutto il mondo. Oggi tutta la produzione a marca Valfrutta è ottenuta con il solo impiego di energia eolica,
e il più grande dei nostri stabilimenti è dotato di una centrale a biogas per il recupero dei sottoprodotti della lavorazione a fini energetici. Terra, acqua, sole e aria sono le nostre materie prime che noi vogliamo salvaguardare per il futuro della nostra agricoltura e del nostro pianeta. Bene. Grazie. Dopo avervi mostrato rapidamente chi siamo, provo a dare una collocazione migliore a quello di cui si occupa il Demand Planning all'interno di Conserve Italia. Innanzitutto siamo collegati all'interno della funzione Supply Chain e ci poniamo come primo obiettivo quello di unificare non solo i dati di origine statistica, ma soprattutto tutte quelle informazioni di carattere qualitativo e quantitativo provenienti sia dal mercato esterno, ma anche dalle altre funzioni interne all'azienda. Quindi potete immaginare tanti numeri, ma soprattutto tantissime persone. E quando dico persone, come potete vedere da questa immagine, le relazioni che intessiamo sono veramente tante. Partiamo da quelle a monte, dove ritroviamo l'area customer service e vendite, ovvero coloro che per primi sono a contatto con il consumatore finale e che possono fornirci informazioni legate agli assortimenti, ai piani promozionali e a tutto quello che riguarda le specificità del cliente. Sempre tra le parti dei reparti a monte con cui collaboriamo troviamo l'area marketing, la cui collaborazione è fondamentale per i nuovi lanci prodotti e per tutte quelle attività volte al sostegno dei nostri prodotti nei confronti del consumatore finale. Quarta funzione altrettanto importante è l'area finance, che è direttamente coinvolta nella realizzazione del budget commerciale, che come vedremo dopo all'interno del processo rappresenta il punto di partenza del nostro lavoro. A metà del processo ci siamo noi, i quali a questo punto dobbiamo cercare di trasmettere tutte queste informazioni raccolte verso i reparti a valle e cercare di farlo nel modo più efficace ed efficiente possibile. Tra questi reparti troviamo l'area produzione, che a partire dai nostri dati sviluppa i programmi di produzione stagionali e delle referenze continuative. L'area acquisti, che si occupa di approvvigionare non solo imballi e materie prime, ma soprattutto anche semilavorati e prodotti finiti che Conserve Italia non realizza internamente. E sempre partendo dai nostri dati, trova il nostro lavoro l'area logistica, che è in grado di sviluppare i propri flussi logistici inbound e il network distributivo proprio a partire dai nostri dati. In parallelo alla nostra funzione troviamo qualità e ricerca e sviluppo, che anch'essi intervengono all'interno del processo poiché ci forniscono informazioni di carattere qualitativo sui prodotti oggetto del nostro lavoro, i quali possono influenzare anche la gestione degli stock e le politiche di assegnazione verso i vari clienti. Ultima, ma non certo per importanza, la funzione IT, senza la quale non saremo in grado di far sì che il numero che abbiamo pensato arrivi direttamente al consumatore finale. Una volta vista un po' la nostra collocazione all'interno dell'azienda, scendiamo, apriamo un focus all'interno del processo. Parlavamo prima di budget, infatti la funzione finance, marketing e vendite collaborano per la realizzazione di esso, il quale viene sviluppato su orizzonte annuale, rivisto due volte l'anno e declinato per macrofamiglie. Parallelamente a questo dato, affianchiamo il monitoraggio delle vendite e i piani promozionali forniti dall'area appunto vendite. Queste due informazioni, unitamente a una previsione di carattere statistico, rappresentano la base di partenza del demand. Infatti, il nostro compito è quello di rielaborare questo insieme di informazioni e sviluppare quello che diventa poi il forecast. Non ci accontentiamo di elaborarlo da soli, bensì mensilmente rivediamo questo dato con tutta la parte vendite per andare a sviluppare quello che viene realmente definito un consensus forecast, questa volta con carattere mensile di singola SKU e sviluppato per un orizzonte rolling di 15 mesi. Unitamente al livello di servizio atteso e alle politiche di stock scelte dall'azienda, andiamo poi a far fruire questo dato ai reparti a valle. Questo flusso non è però a senso unico.
poiché è molto importante andare a gestire tutte quelle che vengono chiamate eccezioni, ovvero tutti quegli eventi non prevedibili che dobbiamo tempestivamente comunicare ai reparti a valle affinché si evitino le cosiddette rotture di stock. Ci misuriamo inoltre verificando la demand planning accuracy e il controllo del livello di stock atteso. Allora, vista tutte queste attività, la tempestività con cui ci viene richiesto di svolgerle e la mole di dati da elaborare, dovevamo necessariamente far fronte ad alcune esigenze. Prima fra tutti, ridurre la componente di manualità delle nostre attività. Infatti, volevamo concentrare la nostra attenzione soprattutto sulle attività a valore aggiunto. Migliorare la condivisione del dato con tutti i reparti e essere certi che all'interno di un unico ambiente riuscissimo ad integrare tutte le informazioni provenienti dalle vendite, dal budget e dai piani promozionali. Queste erano le nostre esigenze da cui siamo partiti. Qui mi inserisco un attimo per fare un passo indietro. In Conserve Italia in aprile abbiamo fatto un passo tecnologico importante sostituendo l'infrastruttura di business intelligence composta da BV e le applicazioni BI che Conserve Italia aveva dall'attuale database ad ANA. Con la presenza di ANA abbiamo anche introdotto tutta la suite di business object, portando quindi un valore ulteriormente importante e innovativo per fruire i dati aziendali. Quindi questo è stato il motore che poi ci ha permesso di sviluppare e riuscire a realizzare una risposta a tutte le esigenze che il business ci aveva posto. Grazie a quanto è stato sviluppato siamo stati quindi in grado di avere prima fra tutte l'integrazione di tutte quelle informazioni di cui vi parlavo prima e averle disponibili in un unico ambiente contemporaneamente per poter sviluppare il nostro lavoro al meglio. Abbiamo inoltre migliorato i timing, ovvero la tempestività con cui siamo in grado di aggiornare il dato a sistema. Vedremo anche un'evoluzione della parte di reporting e di calcolo dei KPI. Questa condivisione delle informazioni, questa integrazione e questa appunto capacità di trasmetterlo ai vari reparti ha sviluppato anche la fiducia in questo dato maggiore nei confronti dei reparti a monte e a valle. Potendo dedicare minor tempo alle attività manuali, abbiamo potuto quindi dedicare maggior tempo alle attività di controllo e il processo ne ha tratto beneficio poiché è diventato decisamente più flessibile e ci permette di lavorare in maniera più tempestiva. Siccome il nostro obiettivo è farvi vedere a sistema qualche cosa, una piccola demo, qual è il contesto sul quale abbiamo sviluppato il progetto? 4.500 SKU sulle quali arriveremo in pianificazione, 25 milioni di record all'incirca per la base actual e un numero quasi simile per la base di budget, punto di partenza. Il modello che abbiamo implementato ha sfruttato pienamente la capacità di virtualizzazione dell'ambiente della tecnologia ANA, che unisce la parte di dati promo, actual, budget, lì elabora e li riclassifica con le logiche necessarie alla pianificazione. Ne menziono una per tutti: in Conserve Italia c'è il concetto del cosiddetto link phase material. Che cos'è il link phase material? È il materiale che unisce la storia di tutte le SKU, per cui io pianifico su link phase material. Tutto questo viene fatto virtualmente, senza scrivere un dato e ricalcolare in real time l'informazione. Il dato così calcolato viene elaborato in Excel, lo vedremo, e viene mantenuto nella tabella di pianificazione. Il dato pianificato a questo punto può essere fruito per il mondo della business intelligence, i KPI, ma va ad essere letto dalla parte di Sales Operation Planning, modulo che forse molti di voi conoscono, che è disponibile nel lato transazionale, senza spostare un dato. Quindi a questo punto anche quell'attività manuale è completamente scomparsa. Vi anticipo che non ci fermeremo all'ottimizzazione del processo demand, ma andremo poi a lavorare sull'area di Master Production Schedule partendo appunto dal dato che passiamo al SOP.
Vediamo se riesco a cliccare bene. Pronti via con la demo. Proviamo a vedere una rapidissima demo per vedere un esempio pratico di pianificazione. Qui troviamo un esempio di un link phase material, l'actual degli ultimi 3 anni, il budget commerciale già lì direttamente disponibile, quello che noi chiamiamo budget operativo, poi vedremo di che cosa si tratta, e a fianco al codice materiale troviamo quello che abbiamo definito link phase material, che concatenerà la storia dei codici. In alto, nella barra delle funzioni Excel, troviamo tutte le varie funzioni che sono state sviluppate per il workbook, e partiamo con la prima, che è quella del calcolo del driver. Che cos'è il driver? È matematicamente la media pesata degli ultimi 3 anni di Actual, che rappresenta appunto il peso attraverso il quale noi andremo a mensilizzare il dato di budget. Ovviamente voi adesso lo vedete a livello aggregato, ma viene calcolato anche sulla base dei singoli clienti, quindi aggiungendo entro il cliente avremo tutti i livelli di dettaglio. Il secondo passaggio è quello dell'inizializzazione del DP, ovvero genereremo le righe dove noi potremo andare a scrivere la nostra previsione di vendita. Vi accorgerete subito che le righe non sono una soltanto, questo perché? Innanzitutto interviene un nuovo codice materiale che noi all'interno di una tabella abbiamo modellato come concatenato con la storia del precedente. In più ci sono delle settimane di validità che sono diverse, vedete una settimana 19 e una settimana 27, è un po' piccolo ma c'è. Questo perché? Perché abbiamo modellato, e lo vedremo aggiungendo in drill il committente, il cliente, a seconda del committente lo switch cambia. Questo perché? Perché potrebbero esserci delle politiche commerciali da rispettare piuttosto che delle politiche di stock. Ad esempio, per il cliente Tesco Stores lo switch è stato programmato in settimana 19, mentre adesso scendendo vedremo un altro cliente che abbiamo selezionato, il cliente Filippo Berio, dove lo switch è stato programmato in settimana 27. Questi due clienti nel nostro mercato di UK vengono serviti da 2 magazzini diversi, quindi la pianificazione di esaurimento dello stock può essere differente a seconda dei vari clienti. Ritroviamo a livello di cliente, come vi dicevo prima, il driver, che viene calcolato sull'actual di quel cliente. In più noi su questo actual possiamo andare a intervenire manualmente. Ad esempio abbiamo l'informazione di una promozione e vogliamo far sì che quel mese acquisisca un peso diverso, maggiore o minore, in questo caso maggiore perché si tratta di una promozionalità, e quindi nella distribuzione del nostro budget commerciale terremo conto di questa informazione. Lo abbiamo segnato anche in una nota che viene conservata nel workbook che viene salvato. Togliamo dal drill il cliente per proseguire con la pianificazione. Il passaggio successivo è la funzione copia budget su DP, ovvero che cosa facciamo? Andiamo a prendere il budget commerciale, nettificarlo dell'actual e calcolare quel valore che poi sarà quello che andremo a distribuire a livello del link phase material, e quello è quello che noi chiamiamo budget operativo. Noi possiamo anche andare a modificare quel dato se riteniamo che il budget commerciale non sia più opportuno. Dicevo prima, distribuzione sul link phase material, quindi prendo il mio dato di totale e il sistema lo distribuisce automaticamente sulla base dei pesi, ma se io ad esempio aggiungessi in drill il committente lo farebbe anche a livello di committente. Completo con l'allocazione, e qui intervengono le regole che io sono andata a scrivere, quindi a seconda dei vari clienti l'allocazione del forecast a partire dalla settimana che io sono andata a modellare. Prima vi parlavo di una pianificazione di 15 mesi rolling, quindi noi dovremmo andare a scrivere qualcosa anche nella parte dell'esercizio successivo, quindi quella dell'esercizio 2017. Però qui non disponiamo ancora di un budget commerciale. Allora scegliamo di inizializzarlo con il driver calcolato matematicamente e lo facciamo con la funzione copia driver su DP. In questo modo noi abbiamo inizializzato i dati, abbiamo fornito una base statistica che poi noi potremo anche andare a modificare a livello di totale. Ad esempio qui abbiamo 900.000 pezzi, decidiamo di portare il nostro budget a
1.400.000 e il sistema poi lo andrà a successivamente a ridistribuire a livello di link phase material con la funzione di ricalcolo, tenendo conto dei pesi del mio driver. Completo infine con l'allocazione, a questo punto su un solo item, poiché ho terminato gli switch all'interno dell'esercizio corrente. Filtro solamente la parte di DP, solamente i periodi aperti, e qui ho il mio forecast completo. Tutto quello che noi abbiamo fatto a livello mensile, al di sotto avrà un dettaglio settimanale, secondo il calendario di fabbrica che noi siamo andati a definire inizialmente nel modello. E lo possiamo vedere andando a selezionare la scheda settimana, dove ritroviamo gli stessi identici dati distribuiti sulle settimane, a seconda appunto dei giorni che compongono le nostre settimane del calendario di fabbrica. E qui gli switch li vediamo anche in maniera più significativa, poiché avendo la settimana capiamo esattamente quando c'è il passaggio tra un codice e l'altro. A questo punto, se fossimo stati nel nostro foglio Excel precedente, avremmo dovuto fare un download dei dati e un successivo upload a SAP, quindi un'ennesima attività manuale. Noi adesso la andiamo ad eliminare completamente, poiché con il semplice salvataggio del workbook noi vedremo come il dato che siamo andati a scrivere nel nostro file viene automaticamente letto dal SOP in tempo reale, senza bisogno di nessun upload. E qualsiasi modifica che io vado a fare all'interno del workbook viene letta in maniera automatica. Quindi qui ritroviamo i nostri 99.000 pezzi che sono esattamente scritti all'interno della cella del nostro workbook, senza bisogno di nessun upload. Ultimissimo flash sulla parte di reporting. Un dato fondamentale da tenere monitorato all'interno del demand è l'andamento delle vendite rapportate alla previsione mensile. Qui le abbiamo clusterizzate a seconda della soglia raggiunta rapportata alla previsione. Quindi ad esempio siamo al 20% della previsione del mese, al 40% piuttosto che oltre il 100%. A seconda della posizione del mese, all'interno del mese in cui ci troviamo, decidiamo di andare a selezionare solo quegli item che rappresentano la nostra soglia di emergenza. Ora andremo a vedere un esempio più nel dettaglio. Ipotizziamo di essere alla prima settimana del mese e che determiniamo che la nostra soglia sia il 40%. Tutto quello che è oltre il 40% della previsione per noi è emergenza, quindi lo andiamo a selezionare, lo filtriamo. E nella tabella di destra ritroviamo classificate secondo la percentuale e sorted by percentuale, troviamo il rapporto della stima mensile, quindi vendite più portafoglio rapportate alla previsione. Possiamo anche pensare di selezionare i singoli mercati su cui vogliamo fare un focus particolare e vedere solamente il dettaglio di essi. Grazie Valentina, io ringrazio tutti, ti ringrazio ancora. Grazie, Valentina, Claudio. E siamo disponibili per ogni tipo di...